Presentiamo tre esperienze di interferenze angeliche, avvenute le prime due nel salone del Centro Gesù Liberatore Margiferaci e la terza nel salone parrocchiale della Noce, Palermo. Nella prima, il canto si inserisce quando l'assemblea è in assoluto silenzio. Nella seconda, l'interferenza potentissima ed inaspettata si sovrappone al canto del celebrante e dell'assemblea. Nella terza esperienza, l'interferenza accompagna il canto dell'assemblea e del celebrante, potenziandolo e creando una fusione armoniosa tra cielo e terra di grande effetto. Il 25 novembre 1995, nel Centro Gesù Liberatore, durante la celebrazione eucaristica, al momento della consacrazione, molte persone dislocate in punti diversi del grande salone percepivano chiaramente un canto melodioso accompagnato da molti strumenti musicali, come un grande coro che non si capiva da dove provenisse. La scuola cantorum era in assoluto silenzio. Anzi, alcuni dei cantori che erano presenti, ascoltando il canto, restarono meravigliati perché non sapevano da dove provenisse quel canto. Al termine della celebrazione, ci si premurò di ascoltare le cassette della registrazione per la curiosità di sapere se casomai il canto corale fosse stato registrato. Con grande sorpresa, notammo che effettivamente il canto misterioso era stato registrato e che quanto asserivano quelli che l'avevano ascoltato rispondeva a verità. Vogliamo fare ascoltare questo coro misterioso, precisando che la cassetta su cui fu registrato era assolutamente vuota, nuova e sigillata. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Avete ascoltato il coro angelico del 25 novembre 1995. L'intensità del canto risulta bassa e nella registrazione è soltanto percepibile a tratti. Il maestro Roberto San Giuliano, concertista del Teatro Massimo, ha attentamente studiato la cassetta ed ha affermato che per alcune peculiarità musicali non è naturalmente spiegabile, e lui stesso ha voluto rielaborare il brano musicale che vi facciamo ascoltare. Thank you.
La rielaborazione del canto è ben riuscita, ma non arriva a tradurre perfettamente l'armoniosa bellezza ed a suscitare negli ascoltatori il misterioso pathos che si sprigiona dall'originale. Un sacerdote libanese, padre Adel, cultore di canti, ha ravvisato nella melodia un coro dell'antica liturgia antiochena, anafora di San Pietro. Dopo aver ascoltato la cassetta, padre Adel dice: «Io provengo dal Libano, quindi ho frequentato fin da piccolo le liturgie nostre orientali, ma soprattutto non la liturgia bizantina, greca, ma la liturgia siriaca. Mi sembrava di ascoltare la messa nell'anafora di San Pietro e in quel santo che gli angeli cantano insieme agli uomini, in quel santo, santo, santo il Signore, sentivo le stesse melodie. Dico perciò qui veramente c'è un legame fortissimo con la liturgia antiochena. Questi quattro toni non esistono qui da noi, è impossibile riprodurli. Sì, quattro toni, perché nelle musiche orientali ci sono degli strumenti che possono arrivare ad un quarto di tono, invece in Occidente c'è solo mezzo tono e si fa fatica ad arrivare a queste voci così raffinate e fini. Infatti io sentivo questa nostra liturgia fortemente. Sono molto contento, grazie perché mi avete fatto ascoltare questo canto e perché ho sentito il beneficio proprio nel cuore, l'esultanza nello spirito. Perché è stupendo, sì, è stupendo. Io sono rimasto proprio così. Ecco, e spero quando vado nel Libano di prendere le cassette registrate dai monaci, perché io credo a questo punto che la liturgia è un fatto non solo umano, ma un fatto celeste, sicuramente come ci hanno insegnato i nostri primi padri nella fede. Questi sono canti di esultanza particolari, come se esultassero nella mente e nel cuore, come se esultassero saltando sull'arpa.